In questa puntata di Storie Metropolitane il contenitore è il castello villa settecentesco che fu dei conti Asinari Piossasco. Il contenuto, a dir poco insolito, l'installazione Square che ha proposto la nuova collezione di opere dell'artista contemporaneo André Savré. Tutto questo a Virle, in un assolato sabato d'inizio ottobre, nel salone balconato che 300 anni or sono fu affrescato da Giuseppe Dallamano. Due espressioni artistiche che sono distanti tre secoli e che, nonostante tutto, possono dialogare. Quanto è facile e quanto è difficile contestualizzare l'arte contemporanea in un palazzo nobiliare, in un palazzo storico del Piemonte, come ce ne sono tanti e che andrebbero anche più svelati, conosciuti da tutti? Allora, domandona nel senso che noi abbiamo una collezione sterminata di palazzi storici e soprattutto di palazzi affrescati, di palazzi all'interno dei quali c'è dell'arte antica, dell'arte moderna e in alcuni anche arte contemporanea che è davvero pregevole in tutto il Piemonte. Non parlerei di difficoltà nel fare dialogare questi due tipi di arte, nel senso che sono molto differenti, questo sicuramente, ma l'arte è un linguaggio assolutamente universale, arriva a chiunque. Come si può vedere appunto in questa sala, ci sono delle pitture incredibili, soprattutto per quanto riguarda i soffitti affrescati. Noi abbiamo cercato di far dialogare questo tipo di arte, che è un tipo di arte completamente diverso perché è più concettuale, è più ideologico, è molto meno descrittivo rispetto a quello che c'è appunto sulle pareti, ma proprio per questo questo tipo di arte, riprendendo i colori che ci sono anche all'interno di questa sala, riprendendo le forme, riprendendo queste idee di complessità dell'arte, fa dialogare tra il soffitto, cioè tra il cielo e la terra, quindi tra ciò che vediamo sopra e ciò che vediamo sotto, tant'è che non è fatto a caso l'inserire una parte nera, quasi come fosse un buco che si apre e all'interno del quale si vede un qualche cosa. Quindi tutta la parte nera che abbiamo messo per terra dà sostanzialmente profondità a ciò che c'è sopra. Quindi direi che il linguaggio dell'arte, essendo appunto un linguaggio universale, non ha una difficoltà nell'essere inserito insieme, ha soltanto una difficoltà nell'interpretazione. Quindi delle volte le persone hanno un po' meno sentire e quindi non riescono a comprenderla pieno, quelli che invece sono un po' più sensibili probabilmente riescono a comprenderla meglio. A proposito di interpretazione, possiamo dire che quella di André Savré è una poetica del sottrarre e del cercare l'essenziale? Assolutamente sì. André Savré, all'interno di questa mostra, beh, intanto lui parte dal paesaggio. Tendenzialmente le sue opere, quelle diciamo della giovinezza, del suo inizio, erano molto più complesse, visivamente intendo. Adesso la complessità è rimasta tale, ma uno se ne accorge soltanto se li guarda da molto vicino, perché si rende conto della stratificazione di colore e si rende conto che c'è una forma, c'è tutta una serie di idee sotto il colore principale che a malapena delle volte escono fuori, ma è proprio questa la poetica di Andrés, quella di cercare di arrivare all'essenziale, di arrivare a quello che sta sotto, a quello che tendenzialmente è nascosto, quasi come una sorta di autoanalisi, no? Io cerco di arrivare al fondo del problema, cerco di arrivare alla radice di tutto per poter far capire agli altri esattamente che cosa sto dicendo, cioè tutte le parti nascoste tento di tirarle fuori prima completamente colorandole, cioè cercando di mettere una patina tutta uguale, e poi per sottrazione arrivo a tirar fuori quello che mi interessa.